bellissimo salto nel passato fino al 1998 con Mario Venuti e la cantantessa Carmen Consoli, Era mai come ieri. E invece adesso parliamo di un singolo nuovo, protagonista Biagio Antonacci, che è stato anche uno dei protagonisti di un concerto strepitoso gratuito che si è tenuto l'11 di giugno al Circo Massimo a Roma e che ha lasciato veramente la capitale senza parole. Quindi grandissimo Biagio Antonacci. Vi dicevo, secondo estratto questo nuovo singolo della prima parte del suo nuovo lavoro Convivendo, pezzo che dà anche il titolo a questo suo lavoro, anch'esso si chiama Convivendo. A questo punto, dopo tutte queste informazioni, direi di gustarci un po' di bella musica, sempre il protagonista Biagio Antonacci, il suo video. Li avete visti, amici, i nostri quattro delle vibrazioni in trincea? Sinceramente, guardate, penso che con il periodo d'oro che si stanno vivendo, perché sono stati a tutto tondo i protagonisti di quest'anno musicale che abbiamo passato insieme, dormano sonni non tranquilli ma di più, proprio con cuscini di raso, seta, tulle, chi più ne ha più ne metta. Però non vi voglio parlare delle vibrazioni, sarebbe veramente troppo facile, bensì vi voglio parlare di Francesco Tricarico, che l'11 di giugno, quindi pochi giorni fa, è uscito con il suo secondo album, da un titolo veramente grazioso: Fresco Baldo nel recinto. Veramente già questo sottolinea la follia creativa del grande Tricarico. A noi l'album piace veramente tanto, abbiamo già avuto modo di ascoltarlo, e anche il primo estratto e video è veramente molto carino, ce lo guardiamo. Cavallino. E dopo Raiz torniamo a parlare, diverso tempo che non lo facciamo, di un grande protagonista dell'ultimo Festival di Sanremo, ovvero Marco Masini. Cioè, più che protagonista, direi è stato il vincitore con il suo pezzo L'Uomo Volante. Bene, adesso, perché sono messo a parlare anche un po' così adesso, è tornato con un secondo estratto in cui protagonista è praticamente un manichino. Non capite niente, un po' perché io oggi sono sbirula e un po' perché capirete la chiave di lettura guardando il video. E ti amo, Marco Masini. Guardate me, guardate che bella la spiazza di Pietrasanta alle mie spalle. Perché ridono? Ridono perché ho detto spiazza. Oggi mi impappino, che volete da me, dalla mia vita? Mi impappino, c'è la squacquola in bocca. Ci vediamo fra pochissimo, sempre con Azzurro, per salutarci al momento Cipalippo e Lippo Lippi. Blablabla.